libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Incontri. Emilio Isgrò e Daria De Pretis. Non c'è dubbio che l'articolo 9 della Costituzione, che fra l'altro fu scritto da Concetto Marchesi, un grande latinista, e da un Aldo Moro ancora molto giovane evidentemente, è chiaro sulla necessità di custodire il nostro patrimonio culturale. E d'altra parte è altrettanto chiaro che l'articolo 33 insiste in qualche modo sulla libertà delle arti e della scienza. Tuttavia, se è ovvio che il nostro paese non può non conservare come si deve il Colosseo, il Teatro alla Scala, la Galleria degli Uffizi e così via, è altrettanto vero, è ovvio, che si debba garantire anche un minimo di futuro per le arti contemporanee. Non solo le arti visive, ma anche il teatro, la musica o la stessa letteratura. Intanto non possiamo dimenticare che abbiamo un passato ingombrante. Qui ogni regione, ogni spazio, ogni chiesa, se tu ci vai in mezzo, inciampi in un Caravaggio quando meno te l'aspetti, inciampi in un Tiziano, insomma, siamo benevolmente, magnificamente assediati dall'arte e dalla cultura. Ma questo può diventare anche un rischio per il futuro, se questo patrimonio artistico non consente di muoversi verso il futuro e quindi non consente di costruirci sopra qualcosa di cui abbiamo bisogno oggi in contemporaneità. Nei primi anni del Novecento, Filippo Tommaso Marinetti manifestò il suo desiderio, evidentemente una provocazione, di interrare il Canal Grande di Venezia. Io non credo che Marinetti, il quale era un uomo peraltro molto colto, l'avrebbe mai fatto. Non credo che non amasse una magnifica città come Venezia. Ma in una società come quella italiana bisognava pur dirlo. Cioè, porto un esempio, se queste cose accadevano in Francia, dove c'era il cubismo, nessuno sarebbe mai sognato di distruggere il Louvre, o durante l'espressionismo in Germania di distruggere il Duomo di Colonia. In Italia, che era un paese ancora agricolo, pastorale, la provocazione forse fu necessaria. La verità è che quando i padri costituenti scrissero la loro carta, non potevano assolutamente immaginare che l'arte contemporanea, che intendiamoci non è tutta arte di qualità, spesso è un'arte spuria, portata avanti per fini commerciali più che culturali, però ci sono anche delle cose importanti. Non potevano immaginare i padri costituenti che proprio l'arte contemporanea sarebbe diventata negli ultimi decenni, precisamente tra la fine del 2000 e i primi anni di questo millennio, uno strumento senza il quale un paese perde letteralmente di visibilità e di prestigio nel mondo. Gli Stati Uniti lo capirono immediatamente perché era una potenza giovane, come un tempo d'altra parte l'aveva capito Parigi.
quando dominava letteralmente l'Europa con le sue arti. D'altra parte, gli Stati Uniti, che avevano vinto la guerra contro il nazismo in Europa, e almeno per questo dovevamo essergli grati, ora volevano vincere anche la pace con le arti. E di questo forse possiamo essergli, non dico ingrati, ma grati con un allume di ragione. In pratica, gli Stati Uniti, non avendo una forte tradizione culturale e artistica, in questo caso alla quale appoggiarsi, teorizzarono con i loro mercanti la svalutazione dell'aura storica, cioè di un tempo passato che attribuisce una speciale aura all'opera, per cui più passa il tempo e più l'opera cresce di valore. Per sostituirla, visto che avevano cose nuove da portare, almeno dalla pop art in poi, con l'aura geografica, teorizzata proprio dai loro mercanti e critici, la quale sosteneva che il passato non valeva più niente, quindi segarono praticamente il ramo europeo, e che bisognava appoggiare le nuove esperienze creative sulla loro diffusione, l'aura geografica, la divulgazione. Quindi un'arte serializzata che tutti potessero vedere, serializzata anche quando apparentemente veniva prodotta con la logica del pezzo unico. Sottopongo al giudice o alla giudice che dovrà interloquire con me una riflessione. Se l'Italia, che economicamente è una potenza media, forse anche piccola, ma rimane pur sempre una grande potenza culturale, specialmente per i suoi artisti, specialmente per la qualità dei suoi artisti, mi domandavo se l'Italia possa disinteressarsi oggi dell'innovazione artistica, che a questo punto ha forse la stessa importanza della ricerca scientifica. Cerco di spiegarmi con qualche esempio. Certo, naturalmente non per imbrigliare gli artisti, ma per farli in qualche modo partecipi di un mondo che in questo momento riconosce nell'arte, e questo è il fatto interessante, la punta più avanzata delle discipline conoscitive, alla pari della filosofia e della scienza, se non forse di più. Senza l'apparente inutilità dell'arte e il suo splendido disinteresse, faremmo forse più fatica a capire qual è la direzione di marcia per resistere all'usura della stessa vita, del vivere in generale. E probabilmente questo è il punto che forse ci deve rendere concretamente più sensibili, e forse avremmo meno forza contrattuale anche nelle trattative più strettamente economiche, per le quali, voglio dire, l'ho sempre pensato, ma è venuto il momento di dirlo, non basta più l'immagine legata allo stilismo o alla buona cucina, che è un'immagine a questo punto poco competitiva. La mia riflessione è questa. E spero che nelle pieghe della nostra Costituzione ci sia almeno un articolo o più articoli che possano rassicurarci anche in questo senso. E questa è la mia riflessione. È chiaro che ho parlato da artista, ma il fatto che abbia dovuto allargare il discorso fino all'economia la dice lunga come oggi l'arte sia importante. La buona cucina non basta più. E non basta più lo stilismo, con tutto il rispetto per i nostri magnifici chef e per i nostri meravigliosi stilisti. Emilio Isgrò si interroga e mi interroga sul rapporto fra Costituzione e arte contemporanea.
Un artista che ha sperimentato forme e linguaggi diversi, provocatori a volte, pieni di bellezza per rappresentare la realtà e forse non solo per rappresentarla, anche con l'aspirazione di cambiarla, chiede in concreto se la Costituzione permetta che il nostro paese si possa disinteressare dell'innovazione artistica e sottolinea il significato non solo culturale, ma più in generale di strumento di sostegno del ruolo del nostro paese sulla scena globale dell'arte contemporanea. Significativamente, Isgrò accosta l'innovazione nell'arte all'innovazione nella ricerca e così facendo suggerisce lui stesso la prima risposta alla sua domanda. Sta nell'articolo 33 della Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Sta nell'articolo 33 non solo perché questa previsione costituzionale lega indissolubilmente arte e libertà, ma forse anche, mi verrebbe da dire, per la bellezza del modo in cui ciò viene affermato. Una bellezza che si coglie ogni volta di nuovo quando lo si ripete. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Ci ricorda, lo stesso Isgrò, che il testo della Costituzione fu oggetto di revisione linguistica di grandi intellettuali, in particolare l'articolo 33 che ho citato, ad opera di Concetto Marchesi. Una rivisitazione che ne liberò il linguaggio con una tecnica che, non me ne vorrà il mio interlocutore, ha qualcosa a che fare, almeno da lontano, con le sue cancellature. Un segno, quello di Isgrò, solo apparentemente distruttivo, in realtà diretto a dare evidenza con forza a qualcosa, quello che resta, per esempio, oppure quello che scompare mentre avrebbe dovuto restare. Ma tornerò fra un momento su questo. La libertà dell'arte, proclamata dalla Costituzione, interessa prima di tutto la creatività e l'arte creata oggi, perciò, insomma, non può che interessare questo articolo l'arte contemporanea in tutte le sue forme. C'è perciò questo primo dato testuale fondamentale, l'articolo 33 della Costituzione, che dichiara la libertà per l'arte contemporanea e, dichiarandola, richiama un impegno per proteggerla e favorirla. La Costituzione non si limita dunque a proteggere, all'articolo 9, il patrimonio esistente, quel patrimonio assolutamente straordinario e che però potrebbe anche tarpare le ali alla creatività del nostro tempo. Ma insieme lancia un messaggio di favore verso l'arte che deve essere ancora prodotta. L'idea di libertà ha del resto per l'arte probabilmente un senso diverso da quello che ha per la ricerca. Per la ricerca è la garanzia di non essere piegata a ragioni diverse da quelle che mirano allo sviluppo del sapere. L'arte ha questo, ma ha anche qualcosa di più, una sua insopprimibile funzione liberatrice. L'arte non è libera solo perché deve poter essere praticata, ma è essa stessa strumento di liberazione della nostra mente e del nostro spirito. È davvero, come dice Isgrò, qualcosa che ci indica la strada per resistere all'usura della vita e qualcosa che, assolutamente gratuito e solo apparentemente inutile, ci fa fermare a riflettere non solo per godere della sua bellezza. È proprio l'opera di Isgrò, come accennavo, che mi sollecita un altro collegamento fra Costituzione e arte contemporanea. Nel suo ciclo intitolato La Costituzione cancellata, l'autore cancella il testo della Costituzione lasciando emergere frasi che mettono in evidenza la distanza fra quello che la Costituzione prevedeva, quello che prometteva, e la situazione attuale.
Perché la Costituzione non è solo dichiarazione, norma, prescrizione. La Costituzione è progetto, un grande progetto per il futuro, scritto nel clima di rinascita che segnò la fine della dittatura, della guerra, il ritorno alla democrazia. Un sogno per il futuro che trova e fonda la sua concretezza sull'impegno posto a carico della Repubblica e anche a carico di ciascuno di noi, tutti noi titolari, grazie alla Costituzione, di nuovi diritti, ma chiamati al tempo stesso ad adempiere a nuovi doveri per la realizzazione di quell'ideale. E questo dato, cioè che la Costituzione sia un progetto e non un insieme pur nobile di regole, Isgrò lo ha colto e rappresentato con la potenza della sua arte. La cancellatura è una denuncia, la denuncia delle cose non attuate, di quello che di quel progetto non è stato realizzato, mentre avrebbe dovuto esserlo, o almeno avrebbe dovuto cominciare ad esserlo. Ecco allora un altro collegamento. Come l'arte contemporanea, che non è solo bellezza, ma provocazione, aspirazione a superare l'esistente, così la Costituzione è animata dal desiderio e dall'impegno a trasformare la realtà. Certo, la Costituzione si muove in una precisa direzione, che non necessariamente coincide con quella dell'arte, perché essa è diretta a realizzare gli ideali di libertà, uguaglianza e solidarietà che afferma. Ultima cosa vorrei aggiungere, perché ho trovato molto coraggioso per un artista, il riferimento alla potenzialità strumentale dell'arte contemporanea per lo sviluppo, in particolare economico, del nostro paese, il quale, ci dice Isgrò, non può permettersi disattenzione per l'arte contemporanea, perché anche attraverso essa passa la sua possibilità di essere effettivamente presente, con un suo specifico ruolo, sulla scena mondiale. L'arte contemporanea, un'arte contemporanea di qualità come quella italiana, può sostenere il ruolo di un paese come il nostro, con le sue dimensioni, la sua storia, le sue caratteristiche nel mondo. Gli USA, ci ricorda Isgrò, hanno vinto la guerra, ma anche attraverso la forza della loro arte contemporanea, hanno voluto vincere la pace, cambiando addirittura il paradigma del valore dell'arte. Ecco, trovo straordinaria questa sollecitazione con cui un grande artista, che si è cimentato con temi di impegno civile, non ha paura di andare oltre la retorica dell'arte come puro nutrimento dell'anima e, così come nella sua arte ci insegna a superare la retorica della Costituzione più bella del mondo, ci richiama direttamente alla concretezza delle cose, a quell'essere carne e sangue del corpo sociale che accomuna arte e Costituzione, luoghi di concretezza. Come è concreto l'essere umano che sta al centro della Costituzione. Non un individuo astratto e rarefatto, ma un uomo situato nel mondo, nelle sue molteplici e diverse dimensioni, società, cultura, economia, sapere, bellezza, insomma, vita concreta.